Vorrei prima di tutto ringraziare Padre Giovanni per avermi invitato a queste giornate, che come sicuramente anche voi sperimentate in questi giorni sono veramente una ricarica spirituale. E poi vorrei anche ringraziare Padre Giovanni per anche la fiducia, ecco, affidandomi anche questo mio intervento, visto che oltre al fatto che sono prima volta a queste giornate interregionali, non ho esperienza nel campo di questi interventi, anzi è la prima volta che davanti a un'assemblea così grande faccio una riflessione per condividerla con voi. Per cui ci sarà una condivisione semplice, di qualche riflessione per approfondire magari qualche spunto su questo mistero insondabile dell'incarnazione, cui forse non potrò magari dire qualcosa di più, visto che abbiamo ieri anche ricevuto tanti spunti molto profondi, molto belli, e anche poi le due testimonianze bellissime che riguardano un po' questo aspetto dell'umanità nel mistero dell'incarnazione. Allora, ieri abbiamo celebrato la solennità dell'Annunciazione dell'Angelo Maria, il titolo con cui la liturgia esprime, come dire, in qualche modo l'aspetto visibile, quasi una cornice dentro la quale è venuto il cuore del mistero celebrato, cioè l'evento cruciale della storia di salvezza, che è appunto l'incarnazione del Figlio di Dio nella carne umana, un evento unico e il più incredibile. Il fatto che Dio abbia deciso di farsi l'uomo, ecco, assumere la nostra umanità, Dio si fa uomo. Ieri abbiamo, come dicevo, sentito tanti spunti belli e profondi che ci hanno aiutato ad approfondire questo mistero in tante sue sfumature, ma sicuramente ne abbiamo ancora tanto bisogno, perché un mistero poco, come dice anche lo stesso Montfort, poco conosciuto. Dobbiamo anche essere sinceri, e qui magari anche si dà un po' poca importanza, forse anche per il fatto che la solennità in generale cade nel giorno feriale, e qualche ci dà una impressione quasi di una festa secondaria rispetto ad altre solennità, e a volte anche poco partecipata nelle nostre comunità parrocchiali. E quell'evento, allora, raccontato da Luca, quindi uno dei misteri centrali della nostra forza, anche, come dire, più misterioso, addirittura della stessa risurrezione. Cioè un mistero che sfida maggiormente la fede dell'uomo e le nostre idee che abbiamo su Dio. Nel senso che, come dire, umanamente forse ci è più facile anche, come dire, pensare e credere che Cristo, essendo Dio, può vincere la morte. È Dio. Però che un Dio possa, come dire, scendere dal cielo e diventare uomo, assumere la nostra umanità, accettando poi tutte le conseguenze estreme di soffrire, di piangere, di lasciarsi morire, un Dio è proprio una, come dire, sfida per la nostra concezione umana di Dio. E la Chiesa, appunto, nel corso dei secoli ha dovuto anche difendere e chiarire questa verità di fede, contro anche varie eresie che minacciavano questo mistero della fede, perché umanamente, come dicevo, non ci è facile entrare nelle nostre, facile entrare nelle nostre categorie umane immagini di un Dio umano, ecco, che soffre, che piange, impotente davanti anche alla sua morte crudele. E anche accettare un Dio che si fa uomo, un Dio umanizzato, è proprio un cambiare totalmente la nostra immagine di Dio, ecco, quell'immagine di Dio che l'uomo ha avuto fino a quel momento, ma vuol dire anche cambiare anche il significato, ecco, l'immagine anche della nostra umanità. E la fede allora del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio è stata, come dicevo, ecco, già dall'inizio una verità di fede testimoniata dai Vangeli. Oltre ai Vangeli, ecco, c'è anche San Paolo stesso che nelle varie lettere ribadisce il mistero,
nella lettera ai Colossesi, quando scrive: in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Qua la lettera di Timoteo: egli si manifestò nella carne. E poi per Giovanni, apostolo, il mistero dell'incarnazione è anche, come dire, il criterio di discernimento, addirittura della fede autentica. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Magari, ecco, soprattutto nella nostra società, nei nostri tempi, in cui, ecco, per molti cristiani alcune certezze della verità, addirittura nella risurrezione, ecco, vacillano. Ecco, sono tanti cristiani che addirittura, ecco, secondo un'indagine di qualche anno fa, neanche ci credono più nella risurrezione. Possiamo anche chiederci cosa direbbero, ecco, davanti al mistero dell'incarnazione. Allora, da 2000 anni, ecco, la Chiesa confessa, professa Gesù Cristo, Verbo di Dio, fatosi carne, contemplando allora in questo mistero questa rivelazione dell'amore universale di Dio per tutti gli uomini, tutte le donne, non solo attraverso il messaggio, l'insegnamento di Gesù lasciatoci nel Vangelo, ma per mezzo e nella sua umanità concreta che ha assunto. Cioè, possiamo dire, l'incarnazione di Dio ci parla di Dio stesso. Non hai voluto né sacrifici né offerte, un corpo invece mi hai preparato. Abbiamo sentito ieri anche il primo intervento come Gesù, ecco, ha voluto instaurare questo nuovo sacrificio, il culto sacrificale nuovo, sostituendo una religiosità basata, come dire, sul culto dei sacrifici, ecco, degli animali, ovviamente, ecco, delle cose quasi esterne che noi vogliamo dare a Dio, ecco, qualcosa, ecco, da dare a Dio. Ma con il nuovo culto del sacrificio, ecco, spirituale, ecco, siamo chiamati ad offrire la nostra vita, la propria vita, la nostra umanità. Ecco, un sacrificio nuovo, che non riguarda, ecco, le cose che abbiamo, che ci appartengono, quasi esterne, ma noi stessi. Allora, proviamo a vedere anche alcuni tratti dell'umanità di Cristo che lui ha assunto e che ci parlano anche della nostra umanità. È una vocazione anche, ecco, a guardare, a riflettere la nostra umanità. Come ha vissuto Gesù la sua umanità, soprattutto le relazioni con tante persone incontrate. E vediamo che i Vangeli ci descrivono Gesù che si incontra con tante persone, dalle folle, poi tanti personaggi, e quindi poi in modo speciale il gruppo degli Apostoli che ha condiviso questa esperienza intima con il Signore. Ecco, Gesù, allora, i Vangeli che ci testimoniano, è un uomo vero, non un Dio che fa finta di essere umano. Non è scontato neanche questo, perché è pensato, e così è pensata anche a questo, che Dio così non è veramente uomo. Ha prestato, ecco, la umanità, no, ma Dio è vero uomo. È conosciuto in pieno la nostra umanità dalla nascita fino alla morte, ecco, sperimentando tutte le esperienze che caratterizzano la vita di ogni uomo. È nato ed è cresciuto dentro una cultura, in una famiglia, ha preso una lingua concreta, ecco, quella ebraica era mai anche del suo tempo, ha provato amarezza, ha pianto, ha avuto paura, ha provato gioia, allegrezza, ecco, dei bambini, poi gioia adulta alla festa delle nozze, cioè, ha sperimentato la meraviglia, la cordialità della mensa, ecco, l'amicizia, ecco, tutte le esperienze che fanno parte anche della nostra vita. E come ci dice la preghiera eucaristica quarta, ha condiviso in tutto, e c'è il peccato, la nostra condizione umana. Ecco, Gesù che poi si manifesta ovviamente come una personalità umana unica. Un uomo di una grande libertà interiore, una libertà dai vari condizionamenti, da quelli culturali, religiosi, che lui ha cercato di purificare. È libero dal dominio della legge quando si, ecco, fa oppressione della dignità dell'uomo, ecco, libero dal, ecco, potere dei gruppi di potere, ecco, quando diventano anche autoreferenziali, non si pongono più al servizio dell'umanità,
Ecco, Gesù, lo sappiamo bene, leggendo ecco, il suo cammino percorso nei Vangeli, con una paura di fronte a niente e nessuno. Ecco, libero di dire le cose come stanno, di accusare quelli che ecco, sono sulla strada sbagliata, con la massima libertà e consapevolezza poi delle conseguenze, come sappiamo, ecco, che poi lo porteranno alla croce. Ecco, si tratta proprio di una libertà libera da autoreferenzialità, perché è sempre una libertà per, ecco, per libertà per Dio, suo Padre, ma anche per l'uomo. Ecco perché anche per noi cristiani Cristo è la libertà, è la verità. Ecco, cioè è lui, come dire, l'incarnazione di questi e di tutti i valori nobili dell'uomo che portiamo nel cuore. Ecco, la sua umanità, ecco, ci vissuta, ci ha fatto aprire, come dire, quella via verso quella vera libertà, verso la verità, la piena vita autentica. E l'umanità di Gesù si pone anche nella sua missione, con il suo stile nuovo, stile che, lo sappiamo, è anche uno stile della misericordia, soprattutto nel Vangelo ecco, di Luca, dove emerge, ecco, possiamo dire, no, Gesù è come l'incarnazione della misericordia di Dio. Ecco, una misericordia di Dio incarnata in Gesù, una misericordia che, ecco, come vediamo, ecco, rialza, che perdona per ridare la vita, la dignità all'uomo, che infonde speranza e sollievo, ecco, che incontra tutte le persone. E quanti anche incontrando poi Gesù hanno trovato la guarigione, la liberazione, ecco, una vita nuova. E Matteo riassume questa sua missione affermando: Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Ecco, un Dio appunto che si commuove davanti all'umanità sofferente. E quanti poi peccatori che ha incontrato e ha fatto ritornare a Dio, ecco, proprio incarnando anche quel ruolo, ecco, di medico delle anime e del corpo. In tutte queste relazioni con Gesù che ci offre, che offre il perdono e provoca la profonda conversione dell'uomo, ecco, un rinnovamento, una rinascita. E ecco, l'esperienza e la missione, che ovviamente non è rimasta solo nel passato, ma Gesù che continua ancora oggi, in ogni tempo, chiamare l'uomo a quella vita, facendosi vicino ad ogni nostra realtà dell'umanità fragile, imperfetta. E Gesù lo ha potuto fare perché, anche e soprattutto perché, lo, ecco, grazie alla sua umanità, grazie al mistero dell'incarnazione, al suo poter essere, ecco, vicino all'uomo, ad avere fede e seguire Lui per avere una vita in abbondanza, è quella chiamata l'incarnazione, ecco, di entrare in quel, ecco, quella chiamata di essere anche noi con Lui rialzati, rinnovati. Come per tanti uomini e donne che hanno incontrato, incontrano ecco, ancora oggi Gesù vivo, che ha toccato le loro vite, che ha parlato alla loro vita, che si è manifestato appunto incarnato nella loro vita, ecco, quella incarnazione che continua, come è stato dell'altro per Montfort, che nella sua vita ha sperimentato il mistero dell'incarnazione, non ha soltanto parlato, insegnato, ma soprattutto e prima di tutto ha vissuto questo mistero, che tratta anche quando parla dell'incarnazione, ecco, non parla tanto da un professore teologo, ma da un uomo spirituale, toccato dalla grazia, toccato dalla misericordia, toccato anche soprattutto dall'umanità di Gesù. Ecco, Montfort era un uomo contemplativo, come dell'altro tutti i santi sono contemplativi, di per sé ogni cristiano dovrebbe essere contemplativo, non nel senso di essere chiuso magari in un convento contemplativo, ma nel senso di saper stare con il Signore e entrare nel cuore e mente in relazione con Gesù, cioè incontrare Lui nella sua parola, tu a tu, affinché ecco, io possa ecco, innamorarmi di Lui, della sua vita trasmessa nel Vangelo, perché possa desiderare sperimentare sempre più questo suo amore. E Montfort appunto ha contemplato
Ecco Gesù nella sua umanità, che è riportata nei Vangeli. Per questo ha potuto anche ardere, come anche tanti santi, di amore, di zelo, di questo grande desiderio di Dio, una ricerca ardente, perché ha contemplato prima, ecco, Gesù, la sua vita, la sua, nel Vangelo, la sua umanità, ecco, che lo ha impresso nel suo cuore, e l'ha potuto, il frutto che è uscito, è quello che anche lui, dopo questa esperienza, ha potuto incarnare nella propria vita la vita di Gesù, l'umanità di Gesù, le sue caratteristiche. Come in quell'esempio ci ricordiamo dalla sua biografia, quando durante una missione, al ritorno in casa dalla missione, per strada trovò un povero, un mezzo morto, e lo portò sulle spalle, bussando poi alla porta della casa dove andavano alloggiate, e gridava: aprite, aprite la porta a Gesù Cristo. Ecco, no, questo piccolo dettaglio, ma anche tanti altri, che parlano proprio di questa quanta umanità, ecco, nella esperienza stessa di Montfort, dell'altro tanti santi, basta ricordarci anche Madre Teresa. Ecco, cioè, in quell'umanità fragile, calpestata, dimenticata, ecco, di quel povero, di tanti, ecco, di tante sofferenze umane, ecco, Montfort scorge la presenza di Cristo stesso, incarnato soprattutto, ecco, nella sofferenza, nei bisognosi. E biografi notano che quando anche incontrava i poveri, si inchinava, togliendo anche il cappello, perché veramente, non per un gesto così abituale, ma perché veramente in essi vedeva Cristo, ecco, cioè era capace di scorgere nell'umanità ferita delle persone Cristo stesso, ecco, la sua incarnazione. E per questo Montfort era un uomo da cui traspariva un cuore umano. Infatti presto lo sappiamo che la gente iniziava a chiamarlo tutti Buon Padre di Montfort. Ecco, un titolo ovviamente, ecco, che vuol dire qualcosa della sua vita, ecco, quindi, ecco, la sua testimonianza. E solo questo anche per dire che solo quello che mediti, contempli, quello che interiorizzi, riesci poi a fare proprio e incarnare nella vita quotidiana, nella tua vita. Ecco perché i testi di Montfort, anche di altri autori mistici, innamorati di Dio, attirano così. Ecco, i loro testi sono così vivi, pieni di vita, pieni di spirito, perché appunto concepiti non a tavolino o nella mente, ma nella propria esperienza, e poi nella preghiera e nella contemplazione. E per questo sono allora ispirati, guidati dallo Spirito, lungo poi il secolo di cui poi anche noi ci nutriamo. E quindi allora torniamo alla domanda, allora il perché dell'incarnazione? Che cosa ci rivela l'incarnazione? Semplicemente è l'opera dell'amore di Dio, ecco, Dio stesso che si mette a servizio del suo amore per l'uomo. Cioè l'incarnazione che è un mistero d'amore trinitario per eccellenza, come dice Montfort, l'amore dell'Eterna Sapienza numero 208, è l'eccesso prodigioso dell'amore di Dio. Ecco, l'amore di Dio incarnato in Gesù si rivela, come dire, infinito, senza misura, così che possiamo anche comprendere meglio quella affermazione di San Giovanni quando riassume la propria esperienza di Dio. Dio è amore, senza dire tante parole, Dio è amore. E che l'amore, sappiamo, non si risparmia, ecco, vuole sempre donarsi tutto, vuole essere, come dire, totale, vuole essere uno con l'altro, di cui anche l'immagine, ecco, l'immagine anche biblica, sponsale, ecco, essere, ecco, donarsi pienamente. E l'incarnazione ha proprio questo obiettivo, è donarsi completamente all'uomo, e quindi farsi anche l'uomo perché l'uomo possa essere con lui. E lo scambio, come dire, misterioso tra il cielo e la terra, tra il divino e l'umano, il cielo e la terra, ecco, il divino e l'umano si incontrano in Gesù. Poi è simboleggiato anche, soprattutto nell'immagine della croce, del Gesù crocifisso, ecco, sulla croce, che in qualche modo anche ci dà questa immagine delle due dimensioni, ecco, verticale e orizzontale, ecco, verticale che ci proietta verso il cielo, ecco, Gesù che ci apre
ecco, scende verso il cielo e parte orizzontale della croce che abbraccia l'umanità, il divino è umano. E questo comporta che il mistero dell'incarnazione allora è già il mistero della salvezza, cioè ritenendo nella nostra carne il Verbo, ecco, Dio santifica già in quel primo istante la carne umana, nel senso in cui la rende, come dire, santa in Gesù. E se noi comunichiamo con Gesù Cristo venuto nella carne, siamo salvati. Ecco la comunione, ecco essere con Dio, incarnati in Dio, siamo salvati. E questo ci porta a capire il fine ultimo del progetto salvifico di Dio, ed è quello appunto della salvezza integrale, ecco, dell'uomo, fino all'innalzamento dell'uomo a Dio, o quello anche che nella Chiesa orientale chiamano la divinizzazione dell'uomo. Ecco, un concetto forse un po' poco utilizzato da noi, della tradizione occidentale, con l'uomo creato per essere, come dire, divinizzato nell'amore di Dio, rimanendo perfettamente l'uomo. Ecco, con altre parole, ecco, l'uomo si divinizza umanizzandosi nella misura di Cristo. Sant'Atanasio, padre e dottore della Chiesa, dice che il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio. E quindi, ecco, per dire che grazie all'incarnazione del Verbo all'uomo è stata aperta una strada per essere innalzati verso Dio. Ecco, scende giù per tirarci su, per assumere la nostra natura umana e così renderla capace, mediante la fede, ad unirsi a Dio, ecco, a prepararlo per la vita eterna in Dio. Certamente la Pasqua, il mistero della risurrezione, sarà il compimento di questo mistero, ma come anche Monforte ci ricorda, ma c'è l'incarnazione, ecco, è dentro, è implicito, cioè possiamo dire che è l'incarnazione che già apre la porta e fa sì che poi il mistero pasquale e tutti gli altri misteri si realizzano. Ecco l'inizio. Allora, ecco l'inizio di una nuova storia di amore tra Dio e l'uomo. Ecco perché questo mistero ha affascinato Monforte così tanto da diventare il mistero chiave per il suo cammino spirituale, la proposta concreta della consacrazione. Allora abbiamo visto qual è il filo ultimo per il quale Dio ha voluto incarnarsi, a cui siamo protesi, ecco, per essere uniti a Dio, per divinizzarci. Ma cosa dice questo mistero a noi, al nostro cammino ancora qui sulla terra? Come dicevo, ecco, siamo protesi verso alto, verso Dio, verso il divino, e credo che anche già qui possiamo sperimentare, come dire, in modo parziale, non pieno, questa dimensione. Basta, no, pensare a tante esperienze, persone che vivono in quella piena comunione con Dio, da trasparire da essi una luce, una santità di vita. Basta vedere quei santi, e quella santità cristiana non è altro che essere raggiunti, trasformati da Dio e dalla vita di Cristo e del suo Spirito in noi. Possiamo, ecco, dire quasi la santità, ecco, quasi, no, possiamo dire sinonimo, ecco, nella concezione orientale, ecco, di questo processo di divinizzazione. Allora, ma questo divino, ecco, in noi cos'è? È appunto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che riproduce in noi un altro Cristo, che riproduce una vita evangelica. È appunto lo Spirito in noi che ci santifica, divinizza. Ma poi bisogna allora dire che questo traguardo è possibile raggiungere, ecco, raggiungere la pienezza, come dire, del divino, che possiamo appunto chiamare la santità, che è una realtà appunto perché deriva dalla grazia, da Dio. Allora, possiamo raggiungere la pienezza del divino solo nella misura in cui ci impegniamo a conseguire la pienezza dell'umano. Cioè, possiamo arrivare ad essere più divini, più santi, più evangelici, solo diventando più umani. Non c'è altra via. Ecco, l'incarnazione ci dice anche questo. Ecco, questa via anche di nostro salire verso Dio. Ecco, l'umanità trasformata dalla grazia e dalla vita in Cristo ci punta, porta ad assumere tutti questi, come dire, caratteri, lineamenti di Cristo,
come dice anche San Paolo, abbiate gli stessi sentimenti di Cristo e quella cristificazione, ecco, chiamata di tutti i cristiani, che restaura, che rinnova, che trasforma partendo dalla nostra umanità per diventare sempre più, ecco, secondo quel progetto originario di Dio che ha avuto sull'umanità quando l'ha creata. Ecco, questa proposta che deve avere, ecco, dell'umanizzazione, invadere e impegnare tutta la vita e l'attività della Chiesa, ecco, la sua teologia, il suo sistema organizzativo, la sua morale, le sue leggi, la sua presenza nella società, soprattutto nella vita e nella spiritualità dei cristiani. Ecco, solo Cristo, la sua presenza, cioè la sua, come dire, questa incarnazione di Dio nella nostra vita, può guidare l'uomo ad essere più umano e costruire una società anche veramente umana. Ecco, una proposta che deriva dal centro stesso della nostra fede cristiana. Il Dio del cristianesimo è Dio incarnato, cioè Dio umanizzato che si è fatto conoscere, ecco, in un essere umano, ecco, Gesù. In questo senso l'umanità di Gesù, che tanto ci affascina e attrae anche noi credenti, ecco, questa umanità di Gesù, è proprio il fatto anche che quella umanità vissuta da Gesù trasfigura e rivela, porta a compimento in modo evidente, ecco, quel sogno sull'uomo che Dio aveva, ecco, fin dalla creazione e che è insito in ogni persona, in ogni uomo, creandolo appunto, come ci dice la scrittura, a sua immagine e somiglianza. In quella incarnazione, in questo senso, ci rivela che cosa? Una vocazione, un modello, una via che ci chiama a tornare, a partire, ecco, con la nostra umanità verso Dio, ecco, a unirla a Dio, o lasciare piuttosto, ecco, a Dio, ecco, di unirci alla nostra umanità, di entrare nella nostra umanità. Ecco, l'umanità di Cristo, ecco, ci offre questo modello e la proposta di vivere da uomini umani, ecco, non da disumani. È una vocazione all'uomo di tutti i tempi che vuol trovare e vivere, ecco, in pienezza la sua umanità, a prescindere poi dal contesto, ecco, della cultura, della razza, dei tempi. A tutti gli uomini è stato dato Cristo affinché nella sua umanità vissuta trova quella via della propria pienezza e possa, come dicevamo, divinizzare, ecco, trasformare nella grazia la propria vita per offrirla, innalzarla verso Dio. Dio, quindi, già con la creazione dell'uomo ha santificato l'uomo per la prima volta, ma con l'incarnazione, come dire, ecco, l'ho consacrato, ecco, l'ho posto e predisposto per essere quello che anche chiamiamo Tempio Santo di Dio, ecco, Tempio dello Spirito Santo, come dice, ecco, San Paolo. Ecco, allora, per il cristianesimo la dignità, non disprezzo, ma dignità è il valore del corpo, dell'umano, che la Chiesa ha compito appunto da difendere da tutti i tentativi di svalorizzazione, di banalizzazione, come, ecco, sappiamo purtroppo ci sono nei nostri tempi, nella nostra epoca, in cui si parla poi tanto dei diritti dell'uomo, mentre questi sono anche spesso poi violati in mille modi, soprattutto quelli dei, ecco, più deboli, più fragili. Allora sarebbe proprio utile soffermarsi sulla contemplazione meravigliosa della grandezza dell'uomo che ci è rivelata proprio in questo mistero dell'incarnazione. Ecco, proprio Cristo, sapienza eterna incarnata, ecco, creatore e redentore, il miglior garante dei valori umani, ecco, dei diritti inviolabili dell'uomo e della sua dignità, fin dal primo, ecco, inizio della sua esistenza, fino agli ultimi istanti di vita su questa terra. Ecco, quando si poi, magari leggono i testi di San Luigi sull'uomo, che descrive un po' l'esperienza, ecco, dell'uomo, si può a volte avere l'impressione, nei testi, di una quasi una visione un po' pessimista della natura umana. Certamente, ecco, c'è anche il linguaggio, ovviamente, che è un po' forse anche lontano, ecco, dalla nostra sensibilità, ma qui Bonforte, anche come anche gli altri, ecco, santi, vuole con un realismo descrivere, come dire, quella contraddittorietà, quella divisione, drammaticità della situazione dell'uomo dopo la sua caduta nel peccato. Ecco, ma perché? Per sottolineare
infine, la dignità dell'uomo, ecco quel grande amore di Dio che per questa stessa umanità fragile, caduta, si china per rialzarla, per guarirla, per trasformarla. E per questo motivo il padre di Montfort che sottolinea quella necessità, ecco, del morire a se stessi, del, come dire, mortificare l'egoismo e l'orgoglio, ecco, donare totalmente a Dio quella, Dio e quella propria vita, quale via di realizzazione dell'uomo. Allora in questo modo che la spiritualità della consacrazione vuole guidare ognuno per quella via esigente, ecco, di morire del nuovo vecchio e della nascita del nuovo nuovo in Gesù Cristo, e sapienza eterna incarnata. Ecco, in questo senso questo cammino di consacrazione, anche attraverso un cammino di purificazione e sottomissione a Cristo attraverso Maria, non significa allora, no, che rinunciamo o una perdita della nostra personalità. Non si tratta di negazione e annullamento di noi stessi, della nostra identità, ma si tratta piuttosto allora di un'esperienza mistica di trasformazione dell'uomo nell'amore di Dio, cioè trasformazione del nostro amore fragile, imperfetto, possessivo, a quell'amore vero, gratuito, pieno. E se vogliamo anche esprimerlo con le parole di San Paolo, per arrivare a quella esperienza dell'Apostolo quando diceva: non sono più io che vivo, vivo, ma Cristo vive in me. Un po' come anche tanti altri santi sono diventati tali, ecco, in fondo poi, perché innamorati di Cristo, si sono lasciati trasformare, ecco, dalla sua grazia, diventando veramente umani. E per questo poi santi, ecco, un'umanità che si realizza in ciascuno secondo poi doni, capacità, caratteristiche, ecco, di ciascuno, come il Signore ci ha dato. Ecco, non importa quanto ti ha dato, ecco, quanti talenti, no, il Signore ti ha dato, ma ecco che tu investi, che offri a Dio, ecco, se lo offri come un sacrificio gratuito a Dio, allora il Signore, ecco, trasforma quel tuo dono, quella tua umanità. Ecco, offri a Dio e a Maria la tua vita e Dio la trasformerà. Per questo San Luigi ha visto questo abbandono totale di se stesso per amore, che è la schiavitù appunto dell'amore, cioè la consacrazione, come la realizzazione dell'uomo e della sua libertà. Non per toglierci la libertà, ma per, ecco, poter sperimentare la vera libertà, essere liberi come, ecco, Gesù. Allora l'atto più grande, più libero che noi possiamo fare in questa vita, quella che è anche stata sottolineata proprio ieri, è consegnare la nostra vita, la nostra libertà a colui che ce l'ha dato. Quell'atto umano più alto è sintetizzato in quel dare la vita per altro, donare a se stessi, come alla fine Gesù lo farà, alla fine, amandoci fino alla fine. E con la vita dell'uomo, quindi, in realtà un ricevere, di per sé è un puro amore di Dio. E quando l'uomo respinge l'uomo, in questo modo, come dire, perde anche quella autentica realizzazione della propria personalità che solo in Dio mostra la sua pienezza e la bellezza. Allora l'uomo si realizza quindi, come dire, in questo rapporto di ricevere e dare, in questa logica, ecco, dell'amore. E l'amore cristiano ha Gesù come modello, che ha dato, ecco, tutto se stesso come offerta a Dio per noi. Anche noi abbiamo questo compito di riscoprire, di condividere, ecco, di testimoniare. L'uomo, ecco, di oggi, cosa significa fare l'offerta di sé a Dio e agli altri nella libertà? Ecco, tutti vogliamo tanti diritti, tanta libertà, ma senza Cristo non ce la raggiungerai mai. Ecco, aiutare, ecco, i cristiani, cosa vuol dire? Ecco, offrire, ecco, la propria, vivere, ecco, in questa oblazione, in questa, ecco, schiavitù, sottomissione nell'amore, che poi ti libera, che poi ti purifica, che ti umanizza. Ed è proprio la consacrazione, questo cammino, questa scuola di imparare, la scuola di Maria, ecco, offrire a Cristo appunto noi stessi,
tutto quello che abbiamo, che abbiamo ricevuto, quello che ancora riceveremo, ecco, per essere quella offerta gradita a Dio, dove Lui solo può, come dire, dipingere nella nostra vita i lineamenti di una umanità redenta. Il mistero dell'incarnazione è troppo grande per esplorarlo e cogliere tutta la ricchezza del suo immenso significato per la nostra vita, ecco, impossibile. Possiamo dire comunque, ecco, che questo mistero dell'incarnazione, ecco, questo che cercavamo anche di comprendere, come dire, l'eccellenza di questo mistero, la grandezza, è anche perché ci offre la chiave per leggere e capire tutta la vita, cioè tutte le dimensioni della nostra vita umana, di fede, del, ecco, senso, ecco, dell'uomo. Ecco, l'incarnazione, ecco, ci sono poi tante realtà di cui, ecco, appunto l'incarnazione parla nella nostra vita, ecco, come anche l'incarnazione della nostra fede, rendere visibile la nostra carne, cioè nella vita, nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, nei sentimenti. Incarnare la fede, cioè la nostra fede, se non diventa carne, se non si incarna in tutto quello che viviamo, rimane una bella cosa, un bel discorso, una teoria, una, ecco, un insieme, ecco, di cose anche belle religiose, ma una religiosità che non trasforma, che non cambia, ecco, una fede che non raggiunge la mia umanità in tutte le dimensioni, ecco, rischia di diventare una fede disumana, egoistica, possessiva. Ecco, l'estremo esempio di questo possiamo vedere anche nei Vangeli, dove Gesù denuncia proprio questa religiosità senza umanità, dove la, come dire, la lettera della legge era più importante dell'uomo, una fede appunto non incarnata, una fede distaccata dalla vita. Invece la nostra umanità ci è data affinché possiamo offrirla come quel sacrificio spirituale gradito a Dio, ecco, consacrarla a Dio con tutto quello che siamo e abbiamo giorno per giorno, e che diventa appunto una fede incarnata nella quotidianità. E quella consacrazione cos'è? È proprio questa scuola di incarnazione della fede sull'esempio di Maria. In Maria, come dire, ecco, per un po' concludo, ecco, in Maria il Verbo di Dio diventa carne, ma in Maria si incarna anche la sua fede, cioè la sua fede in Dio, espresso poi, appunto, massimo con il suo sì, con i suoi eccomi, diventa carne, diventa vita, ma la fede di Maria anche si fece carne. Come dicono anche i padri della Chiesa, Maria concepito Cristo prima nella fede e poi nel grembo. Cioè, per dire che la fede di Maria era così grande da dover diventare carne, diventare persona. Ecco, la fede che diventa carne. E Maria, ecco, il simbolo di ciò che deve accadere anche a noi, altrimenti il mistero dell'incarnazione cosa avrebbe da dire a noi, alla nostra vita oggi? Sappiamo che la parola di Dio è sempre una parola, come dire, viva, che ci parla, che non, ecco, ci parla delle cose astratte, ma che parla alla nostra vita e che ci chiama a vivere quel mistero che annuncia a me qualcosa di quel mistero. Ecco, l'incarnazione è quindi stato un evento unico che solo Maria ha avuto grazia di viverlo in prima persona, ecco, di portare il suo figlio di Dio. E come dice Monfort, Dio, usando la stessa via, ha dato a Maria potere di continuare questo mistero. Come? Continuare a concepire il suo figlio nei suoi figli, cioè in noi, nella nostra vita, nel nostro cuore. Ecco la missione di Maria in noi, con noi. Ecco allora che la nostra scelta di consacrazione per consegnare tutta la nostra vita a Maria, affinché lei possa, ecco, scolpire, come dire, ecco, una forte, anche usa tante immagini, ecco, anche, ecco, direi anche questo, ecco, scolpire lei come uno scultore con lo Spirito Santo il cuore del suo figlio in noi. Un'altra immagine, come una pittrice che deve disegnare sul telo della nostra umanità il volto di Gesù, o
dalla stoffa ecco, della nostra umanità ricamare un meraviglioso disegno. Ecco, quella stoffa su cui lei deve lavorare è tutto quello che Dio, ecco, tutto quello che fa parte della nostra umanità, i nostri doni, le nostre capacità, i nostri sentimenti, le nostre relazioni, i nostri limiti, fragilità, ferite, sofferenze, i nostri amori umani. Ecco, tutto questo è lo spazio, ecco, il telo in cui Maria e lo Spirito Santo lavorano. E allora la nostra vita diventa una missione, ecco, diventa lo strumento di portare e testimoniare questo amore di Cristo in noi, ecco, ricamato e disegnato in noi, agli altri. Ecco, per dire che Dio, ecco, vuole usarci tutto di noi, ecco, non soltanto la mia intelligenza o qualche dono mio, ma tutto, anche le cose magari di cui, ecco, non mi rendo conto, ma ecco tutto, anche nella vita quotidiana, in casa, ecco, al lavoro, ecco tutto di noi per essere noi, come dire, la sua mano, la sua parola, la sua voce, la sua compassione, ecco, la sua prolungata incarnazione in noi, ecco, per tutti, offrirla a tutti che incontriamo nel nostro cammino. Ecco, quando ti doni tutto a Gesù Maria, quando tuo cuore sperimenta questo loro amore che vorresti condividere, anche senza saperlo, diventi, ecco, l'apostolo, diventi un missionario, un portatore di luce, di umanità, di fraternità in questo nostro mondo che ne ha tanto bisogno. Ecco, un corpo mi hai preparato. Lettera agli Ebrei riporta queste parole come rivolte dal Figlio al Padre, quasi che potremmo sentirle rivolte anche in noi. Cioè, un corpo, la tua vita, la tua umanità, mi hai preparato affinché possa in te e con te offrire di nuovo un sacrificio gradito a Dio. Ecco, possa dare la nostra vita in ogni momento della nostra storia, diventare, con l'aiuto di Maria, un'offerta gradita a Dio, il nostro sì, per fare, ecco, della nostra vita una nuova, ecco, storia di amore e di vita.